Ciao a tutti e ben ritrovati qui sulla nostra rubrica Si può fare di assistente sociale. Io sono Sabrina Ritorto. Questo video è il terzo che ha come macro tema il pensiero e i ragionamenti che ruotano intorno alla grande parola che è quella delle emozioni. Avevamo fatto, magari andatevi a vedere, uno dei primi su proprio dei quaderni specifici di lavoro, si chiamano i quaderni delle emozioni. Poi vi ho parlato dell'emozionario. E oggi, in conseguenza a quest'ultimo, proprio che era rivolto alla definizione, al sentire, proprio a sentire e a dare un nome a quello che nella nostra pancia, sia come adulti e bambini, si muove ed era più rivolto ai bambini, diciamo, dai 6-7 anni in su, oggi volevo stare sul libro che va benissimo per i bambini di questa età, ma anche per i bambini un pochino più piccoli, che hanno bisogno ancora magari di meno parole e immagini. Per comprendere. Questo è uno dei miei libri in assoluto preferiti. Le emozioni siamo noi. Questo l'ha portato Babbo Natale ad Emma quest'anno. Perché mi piace? Perché non è. Allora, innanzitutto prende in considerazione le cinque emozioni, quindi la rabbia, la tristezza, il disgusto, la paura e manca la gioia. Avete visto Inside Out, che è un movie della Pixar, se non sbaglio, di un annetto e mezzo fa. Ecco, riprende quello con gli stessi un po' colori, ma con delle immagini assolutamente diverse. Quel cartone non era facilissimo per i bambini, a cui invece è consigliabile la lettura insieme a voi adulti di questo libro. Perché io lo adoro? Perché non è innanzitutto un libro statico, ma è un libro pop-up, quindi è tutto fatto di parti che si aprono, adesso qui è un po' difficile, che si muovono con delle parole, con dei significati, quindi questo ci dice anche il bambino di che cosa vuole parlarci, come e quando lo vuole lui, ma soprattutto perché dico per i bambini più piccoli, perché come l'aspetto visivo, cioè di andare a riconoscere che quando io sono arrabbiato è tutto qua dentro, o è tutto qua dentro, non riesco a star fermo con le mani, se sono i bambini che poi diventano anche fisicamente più aggressivi, ci permette di lavorare, io lo uso tantissimo in studio, ci permette di non dare noi un nome, di non dire noi e in qualche modo indurre un po' i pensieri, il linguaggio e spingerli in una certa direzione, ma possiamo rimanere totalmente noi come genitori e professionisti in silenzio perché il bambino in quel momento, sicuramente spinto molto dalla curiosità, è in grado di guidarci e aiutarci e aiutarlo a dare veramente un significato per quella che è la sua di rabbia, la sua di gioia, la sua di tristezza, no? Perché a volte, usando un termine un po' più per genitori, imbocchiamo delle risposte per quello che noi, dove noi sentiamo la rabbia. Molto spesso si dice qua, ma ci sono anche tanti che dicono qua mi fuma il cervello, e quindi conduciamo poi il bambino in una come dire, parallelismo in una fargli riconoscere quello che sentiamo noi che potrebbe invece non essere questo. Quindi questo è un libro assolutamente meraviglioso che consiglio, fatto di immagini che parlano veramente da sé, ma fatto di nascondigli, quindi come dire, oggi non è uguale a domani, perché quel pezzettino lì che si muoveva ieri non me ne ero accorto o non ho voluto accorgermene, e quindi ci permette veramente di prenderci tanto tempo, perché quando si parla di emozioni non stiamo leggendo Cenerentola o Spider-Man, no? Abbiamo bisogno veramente di anche leggere una pagina e poi prenderci tanto tempo e dire. Quando quell'azione la rivediamo, ti ricordi che abbiamo letto della rabbia, della tristezza? Adesso mi sembri un po' arrabbiato, un po' triste. Andiamo a riprenderlo. E poi dicevo, va bene anche per i bambini, anche un po' più grandi, perché
I passaggi che si possono fare è che ci sono dei riferimenti, no? Quindi a testi, a canzoni, a cartoni, e quindi si possono andare a sentire, no? La canzone preferita della rabbia, e lui dice è questa. Allora andiamo a sentire, a te cosa ti suscita, a te cosa ti viene in mente quando l'ascolti, se è in lingua inglese, andiamo a capire qual è il significato. Quindi questo diventa un ottimo strumento per noi adulti. Al di là dell'essere genitori o essere dei professionisti, per dirci e di far dire delle cose e quindi essere di aiuto. In bocca al lupo, fateci sapere come va. Per qualsiasi cosa sapete dove trovarci e scriveteci. A presto da Sabrina Ritorto.